ufficialmente in vacanza con le famiglie. In realtà, secondo quanto accertato dai carabinieri di Porto Ruaro, avrebbero continuamente lavorato fra un bagno e un tuffo, andando a ripulire appartamenti e villette isolate. Tra pregiudicati sinti provenienti dalla provincia di Asti, Daniele Gerbino, Mirko De Biati e Roberto Negro sono stati arrestati il 16 luglio scorso, appena dopo un colpo messo a segno a Chierano, nel Trevigiano. I militi sono riusciti a individuare dal loro SEAT, un bestione da 280 cavalli di potenza, fra i filmati visionati. Un mezzo che poi è stato visto passare in determinati transiti dove c'erano dei lettori targhe con targhe diverse che non erano associabili a quella vettura. Da lì quindi abbiamo cominciato a fare un'attività più attenta su quella macchina che peraltro in diverse occasioni abbiamo visto cambiava anche livrea e colore, perché applicavano sopra degli adesivi che adesso si utilizzano sulle vetture che cambiano anche il colore di riflesso che dà la macchina quando transita sotto le telecamere. Anche negli altri anni comunque avete cominciato a seguirlo? Diciamo che i soggetti abbiamo poi ricostruito erano probabilmente quelli che in altre occasioni eravamo quasi riusciti a identificare in periodi precedenti, quindi con macchine diverse, alloggiando in posti diversi, ma probabilmente, adesso stiamo cercando appunto di ricostruire anche queste dinamiche, erano gli stessi soggetti. E così in circa 3 settimane i carabinieri hanno associato la presenza del terzetto in Veneto ad almeno 6 colpi in 3 diverse province. All'interno dell'auto c'erano arnesi da scasso, caschi, guanti, flessibili e smerigliatrici. Nelle successive perquisizioni domiciliari sono emersi altri arnesi da scasso, almeno 25 targhe di moto e auto clonate, oltre a denaro e preziosi in oro e argento. Erano itineranti, erano in vacanza, vacanzieri nella zona di Jesolo con appartamenti in affitto e avevano, diciamo, spostato l'attività che evidentemente continuavano a fare anche in altri territori in questa zona balneare, per cui i furti che hanno fatto li hanno fatti in costanza di un periodo di vacanze, spostando frequentemente anche il luogo dove abitavano con le famiglie. Si spostavano nel corso del pomeriggio in diverse zone, non soltanto della provincia di Venezia ma anche di Treviso e Vicenza, e colpivano all'interno di abitazioni, appartamenti in orario prossimo a quello notturno, ma quando ancora normalmente gli occupanti possono essere fuori o a cena o per un aperitivo.